Prima della perla aveva brillato il diamante nero. Prima di Pelé, il mondo aveva conosciuto la flessuosa arte del calcio brasileiro, attraverso Leonidas da Silva, il centravanti forse più classico e spettacolare di ogni tempo. Era nato il 6 settembre 1913 a Rio de Janeiro, aveva la pelle nera e un fisico tozzo e solido, disposto a una istintiva armonia e vivacità di gesti. Il tiro pronto, scoccato come in anticipo rispetto all'intenzione, ne fece un centravanti per vocazione, in cui il primo soprannome, l'uomo di gomma, ne raccontava l'agilità. I limiti razziali contro i giocatori di colore cadde in tempo per liberargli la strada. Leonidas divenne calciatore giocando sulle spiagge di Rio. Entrò nel giovanile al São Cristóvão, poi passò alla Vanesa, al Barroso, al Sul Americano e al Sírio Libanês, società di cui difende i colori anche nel basket, grazie anche all'eccezionale elevazione. Ingaggiato dal buon successo, che gli aveva offerto due vestiti, due paia di scarpe e di guanti, dopo due stagioni venne convocato in nazionale. Aveva 19 anni, entrò nella ripresa contro l'Uruguay, infilò subito una doppietta e gli emissari del Peñarol di Montevideo lo ingaggiarono. Il giallo-nero, tra maggio e novembre 1933, segnò 11 gol in 16 partite, prima che un infortunio a una rotola lo costringesse a stare fermo alcuni mesi. Tornò in patria e passò al Vasco da Gama, con cui vinse il titolo nazionale. Onorò con un gol l'unica partita del Brasile ai mondiali italiani del 1934 e al ritorno in patria prese a peregrinare per i club più importanti, Botafogo e nel 1936 Flamengo, la squadra con cui conquistò 3 titoli nazionali e 3 titoli di capocannoniere. Nel 1938 approdò in Francia con la Seleção e diede spettacolo. Era al pieno della forma, maestro della bicicletta, il tiro in rovesciata che mandava invisibili il pubblico. Il suo repertorio di finte e tiri da ogni posizione fece di lui il re della manifestazione. Segnò 3 gol alla Polonia e 1 alla Cecoslovacchia, prima che il CT brasiliano Pimenta decidesse di risparmiarlo contro l'Italia in vista della finale. Complice una gamba indolenzita dalle terribili botte ricevute dai poco complimentosi difensori cecoslovacchi. L'Italia contro ogni attesa vinse, gettando nello sconforto i presuntuosi sudamericani. Nella finale per il terzo posto, Leonidas andò in gol 2 volte contro la Svezia, vincendo il titolo di capocannoniere della manifestazione. 2 anni dopo, allettato dalle offerte argentine, si trasferì al Boca Juniors, ma dopo pochi mesi, soffrendo il freddo dell'inverno, tornava in Brasile. Era il 1942. Il suo arrivo al San Paolo suscitò deliranti entusiasmi. Vinse 5 titoli nel 1943, 1945, 1946, 1948, 1949. Meno facile invece la vita in nazionale, dove un dissidio con il selezionatore Flavio Costa lo aveva escluso dalla squadra nel 1941. In auriverde aveva giocato 24 partite, segnando 25 reti. Chiusa la carriera nel 1950, divenne brillante commentatore radio-televisivo.